Pitbull. Lo sentite? Questo è il rumore e il profumo del sacrificio, vero Sharon? Che sacrificio. Allora, questa è la parte della trasmissione che a noi dispiace fare, però purtroppo l'abbiamo scritta in scaletta e a me dispiace che in scaletta siamo noi, Sharon. Io lo faccio per farti compagnia, faccio questo sacrificio per te. Sei una santa donna. Vabbè, questo è per dire che siamo arrivati al momento del cibo. Abbiamo con noi Gianfranco Pezzuto, presidente dell'associazione Cuochi Brindisi, che fa parte della Federazione Italiana Cuochi. Lele, per gli amici, grazie per essere qui. Grazie a voi e soprattutto benvenuti nella terra della provincia di Brindisi. Oggi vi voglio presentare un piatto con prodotti tipici del territorio, quindi vorrei già incominciare così vi faccio sentire già il profumo del marretto. Quindi se dobbiamo soffrire, soffriamo, vai. Soffriamo, benissimo. Vai. Allora vi presento gli ingredienti, parliamo del carciofo brindisino che ho ottenuto l'IGP, poi abbiamo il marretto che è un pezzo di interiore di agnello, poi avvolto in una rete di vitello e poi di nuovo legato con lo stomaco dell'agnello. Poi abbiamo, comunque andiamo per passaggio, poi abbiamo qua la burrata salentina che è un altro pezzo di storia del Salento, il cipollotto o lo spunzale, da noi si chiama lo spunzale in dialetto, poi qua abbiamo dell'olio extravergine, il carciofo l'abbiamo già detto prima. Qua abbiamo una soluzione dal 50% di caffè liquido e aceto balsamico. Addirittura. Vi spiegherò dopo anche il perché. Quindi andiamo per passaggio. Qua c'è già il marretto che ho portato già avanti con la cottura. Mi dispiace per gli amici a casa, ma il profumo è qualcosa di eccezionale. Confermi, Sharon? Io sono rimasta così a guardare. Soffri, infatti. Soffri. Tu continua, sì, a soffrire. Sì, posso. Il marretto ha una cottura media di 20 minuti, quindi ho dovuto portare la cottura avanti già da un bel pezzo. Allora, cosa ho fatto? Ho rosolato il marretto all'interno dell'olio con un spicchio d'aglio e del rosmarino. Una volta che si è sciolto il grasso, io vado a passare il carciofo che è stato sbollentato in acqua e succo di limone, lo vado a passare nel grasso del marretto. Che cosa succede? Si insaporisce, prende la parte del grasso. Quindi vediamo un attimino come vado a insaporire. La soluzione 50%, come dicevo prima, è caffè e aceto balsamico. Il caffè a che cosa serve? È l'aceto balsamico. Il caffè mi dà l'odore della tostatura, dell'affumicato. Che sentiamo? Invece l'aceto mi dà la parte dell'acido. Quindi sappiamo che nel piatto ci deve essere la parte del sapido, okay. E della parte dell'aceto, dell'acidula più che altro. Quindi questo va per conto suo. Qua abbiamo la burrata. Ricordo che la burrata va mangiata tiepida, va lasciata in acqua tiepida. Segnate, acqua tiepida. E non si mangia come fanno quasi tutti, presa dal frigorifero. Hai capito, amore? No, mia moglie fa sempre così, è me che lo diciamo. Vado okay. A frullare, vado a creare una vellutata. Lele, sei sposato? Sì, c'ho anche due bambini, uno di 14 e l'altro di 11. Allora facciamo una cosa, se le nostre mogli si fanno una vacanza e tu vieni a casa almeno per una settimana non a mangio. Non c'è problema. Okay. In caso di Lele si capisce già chi cucina, non è... Senz'altro, quindi. Tu sai cucinare? No, perché sto qui io, capito? Studia. Io sto qui apposta. Mi sa che lei sta aspettando il momento dell'assaggio. Una domanda, Lele, quanti associati ci sono nell'associazione Cuochi Brindisi? L'associazione Cuochi Brindisi quest'anno vanta un numero veramente maggiore in confronto all'anno scorso, siamo intorno ai 129 iscritti. Però? Un'associazione nata 2 anni fa, con 50 iscritti siamo arrivati ad avere 128 iscritti, tra cui anche 2 chef stellari. Però? Quindi, vado a fare l'impiattamento del piatto. Ripeto, alla base c'è la burrata che abbiamo frullato con un po' di acqua calda.
Perfetto. Non è questo... che sta dicendo bravo al piatto, sta facendo... No, questo sta è il marrotto. Ma io tutto questo potrei cucinarlo in quanto tempo? Un paio di anni, se tutto... Io fra qualche anno, però solitamente gli altri in quanto tempo? Adesso ce lo dice. Questo è il marretto che andiamo a scaloppare. Il colore è ottimo. Marretto. Il marretto. Perché si chiama marretto? Si sa o è un nome... No, ci sono due tipi di diciamo, c'è il turciniello che è sempre fatto con l'interiore dell'agnello, sempre con il budello del capretto, e poi c'è il marretto, che è sempre interiore, soltanto che questo c'è un condimento a parte dove mettono del sale, mettono del pepe, del formaggio, del prezzemolo, a differenza del turciniello, che è un'altra cosa. Questo quindi è tipico dell'area brindisina, sì, marretto. Questo viene direttamente da Cisternino, la patria dei marretti. Ah, beh. Andiamo all'impiattamento. Bene. Sharon, tu che sai cucinare, così giusto per... Lo vuoi proprio sapere? Sì. Fammi pensare. Pasta e formaggino. Non arriviamo neanche a quel livello. C'è il piatto già preparato che metti nel microonde? Quello è il mio. È una specialità che faccio. Fate io. Fate anche i corsi per chi un giorno almeno, diciamo, come l'acqua... No. Sì, okay. Noi durante l'anno facciamo la media di 12-13 corsi per tutti gli associati. E quanto dura il corso? Un paio d'ore. E il mio durerà qualche anno. Non fa niente. Sei la benvenuta. Intanto io non riesco a spiegarvi che cosa si sente da questa parte, perché cioè i profumi poi sono assurdi. Abbiamo nel microonde lo gnocco fritto, è una pasta di pasta e lievito, è fatta anche con dello strutto, fatta fritta, questo lo andiamo a mettere nel piatto per dare la parte dei carboidrati. E beh. Quindi il carciofo anche pronto, senti l'odore dell'affumicato, il caffè. Ecco il caffè, si sente. Quindi, ricapitolando, gnocco fritto, marretto e carciofo. Sì. Sul letto di burrata. Sul letto di burrata. Quindi andiamo a mettere lo gnocco fritto. E poi ho fatto come decorazione un corallo fatto con della riduzione del primitivo. Ah! Questo per ultimare il piatto. Cioè, quindi questo si può anche mangiare? Questo sì, è commestibile al 100%. Questo si presenta così. Allora, Sharon, tu mangi il... Solo il corallo. Il corallo e io... Un po' di rosmarino. Olio. Vogliamo di olio extravergine. E il piatto è pronto. E io l'avrei fatto uguale. Ferma lì. L'applauso, te lo meriti perché ci sta, però Lele, io ti ringrazio, adesso però come si dice, dobbiamo assaggiare, se no è possibile? Come è possibile? Allora, mangi, Sharon? Da copione non ce l'ha scritto, ma non va niente. Allora, io lo farei, da allora. Che cosa dovrei partire? Dal piatto. Parti dal marretto? No, volevo partire dalle forchette. Dal marretto. Vai, io faccio con le mani perché ho fatto un corso di cucina. Prendi la forchetta, vai. C'è la forchetta. Cavaliere, vai. Dai. Vai. Aspetta, lo taglio un po' troppo. Brava, vedi, hai iniziato bene. Bravissimo. Fra 5 minuti ti chiediamo com'è, non ti preoccupare, vado anche io perché dobbiamo onorare lo chef. A me dispiace per tutte le persone che non possono assaggiare questo, è veramente un grande dispiacere. Che cosa posso dire? Vorrei farlo assaggiare. Complimenti. Grazie mille. Io però una cosa devo dire, buono. Veramente buono, ma a parte gli scherzi non è scritto, è buono veramente. Però qui adesso qualcosa da bere ci vuole perché... Assolutamente sì. Allora, per magia non è stato preparato, io ho invitato anche il mio amico sommelier Ice, Luigi Martino. Grazie Luigi, ringraziamo Luigi con un applauso. Luigi, innanzitutto benvenuto alla Puglia in Scena e sulla tua TV. Brindisi. Il cibo, non può mancare...
Che si beve da ste parti? Assolutamente il Negro Amaro, vitigno principe della provincia di Brindisi. Anzi, non perdo tempo, vedo che ne hai bisogno, te lo faccio assaggiare. Io devo chiedere scusa a Lele e a Sharon. Lele, tu devi guidare, quindi non puoi bere. Non cominciare. No, Sharon. Ti blocco già. Tu, non Sharon, cominciare. Tu sei piccola. Mi ha chiamato i genitori e hanno detto: mi raccomando, la bambina. Le no. donne hanno la priorità, è vero? Sì, a tornare a casa. Quindi ferma, no, sul serio. Tu, poi ti lasciamo un ettolitro. Adesso, per dovere di cronaca, cosa stiamo per bere? Il Negro Amaro. Allora, stiamo bevendo un Negro Amaro di Paolo Leo, cantina di San Donaci. È perfetto per il piatto dello chef, perché è un piatto comunque di struttura, robusto, molto aromatico, e quindi il Negro Amaro, che ha i tipici sentori di frutti rossi, ribes, more, lampone, in questo caso viene anche affinato in legno, che dà al Negro Amaro ulteriore aromaticità, dà sentori di cioccolato, caffè, vaniglia, tostatura. Quindi anche come struttura riesce a reggere il piatto dello chef. Cioccolato, caffè, che nemmeno fa la posta, è presente nel esatto, piatto. Esatto. Luigi, io ti ringrazio perché sei stato gentilissimo come ti Lele, servo anche perché voi non siete di Fasano, ma ci avete raggiunto proprio per rappresentare tutta bravissimo. Quest'area che è bravissimo. Il Brindisino. Grazie. Lo so, lascia stare tu ed il succo di frutta. Ed è per questo che io continuerei ad assaggiare, allora, nel frattempo, visto che voi siete lì, io vengo da questa vedi parte. Vedi che la nuova generazione, guarda, la nuova generazione. Oh. Prego, Santino. Allora, vabbè, beviamoci sopra, beviamoci fa sopra. Apposta, Santina, fa benissimo. Fa benissimo. Tu okay. bevi, io mangio. E loro guardano. Con l'Italia, abbiamo fa proprio creato benissimo. L'Italia in questo. Va bene. Una mangia, l'altra beve, noi guardiamo. Alla perfetto. Salute di Fasano in questo caso, ma di tutta l'area brindisina. Grazie Lele, grazie Luigi grazie. E grazie anche alle aziende che supportano questi splendidi progetti. Federazione Italiana Cuochi, AIS Italia e l'Associazione Italiana Cuochi Brindisini. Grazie.